in Europa, che noi non chiediamo l'elemosina a nessuno. L'Italia non chiede aiuti a nessuno. L'Italia chiede semplicemente di avere indietro quello che le appartiene. L'Europa esiste grazie a noi. Noi versiamo 100 miliardi di euro ogni 7 anni all'Unione Europea. Ce ne torna indietro solamente una parte piena di vincoli. La Banca Centrale Europea esiste grazie a noi. Intere nazioni si sono arricchite in questi anni sulle nostre spalle e il nostro lavoro. E la prima è la Germania, che ha una moneta unica costruita intorno ai suoi interessi, e la seconda è l'Olanda, con un paradiso fiscale che drena risorse a tutti i Paesi membri. Dica in Europa che non ne possiamo più della storiella delle cicale e delle formiche, perché non so se noi siamo delle cicale, ma loro sicuramente non sono delle formiche, sono semmai delle sanguisughe che si sono gonfiate in questi anni col nostro sangue e il nostro lavoro. Vada a dire questo, vada a dire che l'Europa non aspetti solidarietà dall'Italia quando le cose andranno meglio, se non sa dare oggi solidarietà all'Italia mentre siamo nella tempesta. Abbia il coraggio di fare questo e ci troverà al suo fianco. Grazie. Chiesto di intervenire la deputata Boschi, mia facoltà, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, dall'ultima occasione di confronto che abbiamo avuto con il Governo in quest'Aula sul dramma del coronavirus ci sono dei segnali incoraggianti. Diminuiscono i decessi, diminuiscono i contagiati. Ovviamente questo non limita in alcun modo quello che è il dolore delle famiglie che continuano a perdere i propri cari e i dati continuano ad essere purtroppo drammaticamente alti, con centinaia di nostri connazionali che perdono la vita ogni giorno. Tuttavia, questi segnali ci portano a guardare al futuro con più fiducia e cominciare a pensare ad una fase diversa in cui potremo tornare non sicuramente alla vita di prima, ma comunque ad avere una qualche forma di vita di nuovo fuori dalle nostre case, di socialità, poter tornare a condividere le nostre esistenze. Il coronavirus ha cambiato in modo definitivo il nostro modo di vivere. Pensiamo semplicemente all'impossibilità per i nonni, gli zii, magari di abbracciare i propri nipotini, i bambini, la difficoltà di spiegare ai bambini perché non si può stare insieme, perché non ci si può incontrare, perché non si può giocare. Allora io credo che questi nuovi segnali sui dati possano essere un elemento che ci aiuta a immaginare, a progettare un nuovo futuro e forse l'immagine più emblematica è la fotografia del pronto soccorso di Bergamo, dell'ospedale Giovanni XXIII, che è stato il simbolo in queste settimane purtroppo del dramma del coronavirus, con il continuo arrivo di nuovi malati, con le persone ferme nei corridoi in attesa di cure. Oggi sappiamo che dopo 45 giorni si è tornati ad una gestione ordinaria del pronto soccorso all'interno dell'ospedale e questo ci fa guardare non con meno attenzione al futuro, ma forse con un po' più di fiducia. Per questo io colgo positivamente le parole del Presidente del Consiglio, che ha parlato di un allentamento graduale delle restrizioni che oggi sono previste, che credo abbiano comportato un sacrificio, un costo anche in termini personali, umani, psicologici, per i tanti nostri connazionali che queste regole con senso di responsabilità le hanno rispettate e continuano a rispettarle in queste settimane. E per questo insistiamo, come abbiamo già fatto come Italia Viva, nel chiedere al Governo quanto prima anche un numero verde che possa garantire a livello nazionale un supporto, un sostegno psicologico a queste persone che vivono in solitudine o in difficoltà. Ma in questo momento l'importante, Presidente, è cercare di ripartire, perché purtroppo io ho sentito in tanti interventi citare da parte dei miei colleghi l'esperienza drammatica della Seconda Guerra Mondiale, che forse per il numero di morti, per le conseguenze tragiche che ha portato, non è equiparabile alla pur drammatica situazione attuale che stiamo vivendo con il coronavirus. Ma comunque sia, dobbiamo ricordare come il nostro Paese è uscito dalla crisi economica, dalla distruzione della Seconda Guerra Mondiale. I nostri nonni, i nostri genitori sono usciti da quella tragedia studiando di più, lavorando di più. Si sono rimboccati le maniche, hanno pensato che quello fosse il modo per ripartire e ci hanno dato un futuro prospero e ci hanno garantito un destino diverso.
E allora dobbiamo ricordare quell'esempio, esserne all'altezza e ripartire ancora oggi noi con più studio, con più lavoro. Ovviamente tutti noi abbiamo a cuore la salute nostra, delle nostre famiglie, dei nostri concittadini, questa resta la priorità. E quando qualche settimana fa, come Italia Viva, per prime abbiamo chiesto al governo e nel Paese di avere un dibattito pubblico su quando riaprire e come riaprire in condizioni di sicurezza, non lo abbiamo fatto perché siamo irresponsabili o perché non pensiamo che ci debbano essere delle regole che garantiscano la salute e la sicurezza per tutti. Ma proprio perché pensiamo che servano quelle regole, abbiamo chiesto di studiarle per tempo, abbiamo chiesto di non farci trovare impreparati, abbiamo chiesto che il governo insieme agli esperti più capaci ci dicesse in quali condizioni potevamo tornare negli uffici, in quali condizioni potevamo tornare nelle fabbriche, in quali condizioni potevano riaprire i negozi. E noi chiediamo una strategia nazionale, chiara, certa, con regole uguali per tutti. Dobbiamo riaprire i negozi, non possiamo immaginare che quelle attività restino chiuse, che si spopolino i nostri centri storici, i nostri piccoli borghi. E allora dobbiamo capire se dobbiamo fare più turni, orari di lavoro più flessibili. Dobbiamo capire con quali mezzi di trasporto i lavoratori e le lavoratrici devono raggiungere i posti di lavoro in condizioni di sicurezza. E se è necessario utilizzare i prodotti igienizzanti o le mascherine, deve essere lo Stato a fornirle per tutti o almeno a garantire prezzi calmierati, perché non è pensabile che una famiglia debba spendere 10-15 euro per una mascherina per ogni componente della famiglia che magari dopo un giorno è da buttare via. Allora a questo il governo deve pensare, raccogliendo anche la preoccupazione che viene non soltanto dal mondo ovviamente dei commercianti, non soltanto dal mondo degli ambulanti, ma da tutto il settore produttivo del nostro Paese. Nell'altra occasione di confronto, Presidente, io le ho chiesto un'attenzione particolare per le partite IVA, per i liberi professionisti, e insistiamo come Italia Viva perché nel prossimo provvedimento, quello di aprile, ci sia un impegno in più che siamo sicuri il Governo metterà sulle partite IVA e sui liberi professionisti. Però vorrei oggi portare all'attenzione sua, Presidente, ma di tutto il Governo, l'importanza di non abbandonare il settore del turismo. Come Italia Viva abbiamo proposto un bonus di 500 euro per ogni famiglia, che può salire per le famiglie numerose, per le persone con disabilità, non solo per incoraggiare le famiglie italiane a restare in Italia quando potranno tornare a fare le vacanze, ma perché quei soldi sono una boccata di ossigeno, anche se piccola, per il settore del turismo, per il settore recettivo, che sono obiettivamente in difficoltà. E non basta continuare a dire che è il nostro petrolio, che è il nostro tesoro, quello del turismo, se poi viene abbandonato nel momento in cui è più in difficoltà. Allora io credo, per le tante persone che in queste settimane hanno sofferto, per le tante persone che si sono sacrificate, continuano a sacrificarsi, per le tante persone che hanno resistito, e io credo che il rispetto in quest'Aula, Presidente, non sia dovuto a me, perché per carità si possono ascoltare o non ascoltare gli interventi dei colleghi, ma quando si parla di questi temi forse l'ascolto può aiutarci a fare tutti meglio insieme nell'interesse del Paese, quindi non è un problema personale. Può aiutarci a fare meglio ascoltandoci reciprocamente come abbiamo fatto con gli interventi degli altri. E io credo che il nostro impegno debba essere quello di rispettare, ripeto, i sacrifici di chi ha resistito finora e unire alle nostre lacrime di dolore anche il sudore della nostra fatica, la fatica del nostro lavoro, e ascoltare qui chi in modo quasi commovente oggi ci chiede di poter tornare al lavoro, dagli imprenditori agli operai ai commercianti. Non ci chiedono soltanto sussidi, non ci chiedono soltanto misure che in qualche modo siano un'elargizione da parte dello Stato, ma ci chiedono di poter lavorare, di poter tornare alle loro attività. E io credo, Presidente, che sia importante ripartire oggi anche dall'Europa, l'ha detto lei nel suo intervento, mi fa piacere aver ascoltato che per lei si riparte dal cantiere Europa, che l'Europa è la nostra casa, io ne sono convinta, e mi fa piacere che si ribadisca anche a chi fuori e dentro la maggioranza magari pensa che la nostra casa sia la Cina, che sia la Russia, la nostra casa è l'Europa e siamo orgogliosamente convinti che quello sia il nostro posto. E allora, Presidente, avrà tutto il nostro sostegno in vista del Consiglio europeo a Bruxelles per le sfide importanti che l'attendono e che attendono il nostro Paese, sicuramente con un pacchetto di misure significative, sono state ricordate qua, da quelle sulla cassa integrazione europea, la sospensione del patto di stabilità e crescita, gli interventi sulle recovery fund che abbiamo fortemente sostenuto anche a livello europeo col nostro gruppo insieme al gruppo di Macron. E, Presidente, chiediamo anche
che il MES possa essere una soluzione concreta, semplicemente perché c'è già, esiste già, è già a disposizione, e io capisco la delicatezza con cui ha voluto anche dire ad alcuni componenti del governo, nostri colleghi di governo, che lo facciamo nell'interesse degli spagnoli, ma in realtà, Presidente, lo facciamo nell'interesse degli italiani, non degli spagnoli. Dobbiamo su questo usare parole di verità. E 36 miliardi di euro non sono da sottovalutare, sarebbe un gesto di irresponsabilità verso i nostri concittadini rinunciare a delle risorse che sono messe a disposizione, che hanno un'unica condizione, ormai già decisa, già chiusa, concordata in Europa, che è quello che siano destinate all'emergenza sanitaria, senza nessun accordo capestro. E sì, onorevole Meloni, vanno restituiti quei soldi, ma le garantisco che li dovremo restituire anche alla Banca Centrale Europea, le dovremo restituire anche agli italiani che ce li presteranno, perché nessuno ci darà dei soldi senza chiederci in cambio di restituirli. Allora dobbiamo solo decidere quanto vogliamo pagare quel prestito che ci viene fornito. E mentre nel caso del MES il tasso che paghiamo è sostanzialmente vicino allo zero, oggi sul mercato noi, per quelli che sono prestiti decennali, abbiamo un tasso del 2%. Allora dobbiamo solo decidere quanto vogliamo far pagare agli italiani il prestito che oggi chiediamo, perché nessuno ci darà soldi a fondo perduto, nessuno ce li regalerà, con buona pace di tutti quanti. E mi sembra che anche i più contrari e ostili all'Europa, i più convinti difensori del sovranismo, oggi in quest'Aula abbiano dovuto riconoscere che senza la Banca Centrale Europea, senza l'Unione Europea, oggi l'Italia non sarebbe in grado di affrontare la crisi economica, perché la BCE ci ha salvato negli scorsi giorni e continua ad essere vista come l'unica soluzione, addirittura, da parte di alcune forze sovraniste. Abbiamo bisogno dell'Europa, abbiamo bisogno di questo pacchetto di misure, perché una da sola non basta, e chiediamo al governo di continuare in questo impegno. Noi saremo a fianco del governo perché non rappresenta qualcuno, Presidente, giovedì al Consiglio europeo, ma rappresenta l'Italia, non la maggioranza, ma le intere istituzioni, non il governo, ma il popolo italiano. E noi siamo convinti che sia un appuntamento importante quello di giovedì. Forse non un appuntamento con la storia, come viene in qualche modo esaltato nella narrazione di questi giorni. Gli appuntamenti con la storia in Europa ci sono stati durante la Seconda Guerra Mondiale in Normandia, forse in una sera di novembre a Berlino nel 1989, non certo giovedì al Consiglio europeo, però rappresenta una tappa importante. Quindi, senza esagerazioni, ma anche senza incertezze, saremo al suo fianco nella battaglia al Consiglio europeo di giovedì, soprattutto sul recovery fund, perché, ripeto, su altre misure si è già raggiunto un accordo di massima. Allora ci aspettano momenti sicuramente complicati, ancora mesi difficili da affrontare. Cercheremo di farlo anche evitando di rispondere, io credo, anche a delle provocazioni, che è normale ci possano essere, posizioni diverse legittime, ma cercando tutti di poter trovare un punto comune nell'interesse del Paese per cercare di fare il nostro meglio. E a proposito di questo, Presidente, io credo che sia molto corretto quello che è stato in qualche modo anche studiato da una psicoterapeuta americana dopo traumi importanti per quel Paese, l'11 settembre, altri avvenimenti catastrofici. Cercando di reagire a quella crisi, scrivendo su questi temi, ha sostenuto che in tempi duri, come quello che stiamo vivendo noi adesso con il coronavirus, servono sogni duri, cioè sogni seri, quelli che se ti rimbocchi le mani, che ti dai da fare e ti metti al lavoro, si possono avverare. Allora io sono convinta che agli italiani oggi dobbiamo dire che insieme possiamo realizzare quelli che sono sogni duri, perché siamo persone dure, nel senso che siamo resistenti, lo abbiamo dimostrato in queste settimane, e saremo capaci di affrontare le prossime sfide. Grazie. Chiesto di intervenire il deputato Fornaro, ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, colleghi. Abbiamo apprezzato che lei abbia sottolineato l'importanza del coinvolgimento del Parlamento in questa fase, in questa emergenza e soprattutto, mi lasci sottolineare, in questa emergenza. E credo però che allo stesso modo sia giusto, come hanno fatto i colleghi, come ha fatto lei, ragionare, riflettere, delineare delle strategie per la fase 2, ma io credo che dobbiamo farlo però
avendo la consapevolezza, che non mi pare così diffusa, che siamo ancora in emergenza sanitaria. I dati di oggi ci dicono che ci sono ancora 24.134 concittadini ricoverati, in ospedale ce ne sono ancora 2.471 che lottano tra la vita e la morte in terapia intensiva, che ci sono stati fino ad oggi 24.648 persone scomparse, a cui va ovviamente il nostro ricordo.